Una doppietta di Ivano De Celis ha consegnato la sesta vittoria alla formazione Nuova Florida, quindi capolista del girone D del raggruppamento di Latina, che quest'oggi affronta il Lido il Pirata. Questo pallone, l'ottimo il fraseggio, poi non c'è una grande intesa, poi c'è il tiro da parte di Ivano De Celis, grossa indecisione da parte di Schiappa, Cepa. Poi la solata all'indietro, passannante alla possibilità per andarsene, prova la conclusione a sinistra, Sacchetti apre a destra dove c'è Pannosso, Biondolillo gli soffia il pallone, se ne va da solo, prova il diagonale e il pallone che si insacca in rete, il 2-0, il Pirata sperlonga, Vituliano all'indietro per Moncada. E poi smanaccia, Schiappa a confabulare, passannante Giardino e Sacchetti. Giardino ancora lì dietro, prova la fiondata adesso, passannante, intanto se ne va Vitulano al centro, va a recuperare il pallone molto velocemente, Sacchetti si distende, tutto Lido il Pirata fa tutto da solo, poi palla calciata, finisce sopra la traversa, ancora sul pallone con passannante, alza verso Cepa la possibilità per il tiro, l'uscita di Bragaloni, Muccitelli la finta con il corpo, resta però lì Tabacchiera, passannante, poi si accentra la possibilità e poi il tiro allazzato in maniera paziente, gestiscono questo pallone il giocatore del Nuova Florida, Simulo De Celis, la palla messa in mezzo, possibilità per Simulo e poi invece è arrivato Biondolillo per il raddoppio, Babucci, c'è Schiappa che risponde quanto riguarda la squadra di Alessio Caporaletti, il piattone da parte di Babucci, la risposta di Schiappa che si trasforma in un assist per il contropiede della squadra ospite, poi il tiro da parte di Muccitelli, passannante, scappa ai due difensori, poi il tiro e la risposta di Bragaloni che c'è, ancora passannante, la risposta ancora di Bragaloni, Carioti, e gli facendo lo stesso Moncada ad andare via, pronto a mettersi in una posizione perfetta, il taglio sul secondo palo non si chiude, Colasanti, Simulo, Cepa, Muccitelli, passannante, il tiro e la palla che finisce in rete per il gol di Passannante. Passannante mette giù il pallone, poi riesce un po' in difficoltà a gestire bene il pallone, Cepa, il tiro è subito parato da il tiro e poi il palo che salva Lido il Pirata, poi ancora Lido il Pirata si riorganizza subito, la Nuova Florida anche se rimane nella sua metà campo, poi si distende con Tabacchiera, ha la possibilità addirittura per calciare a rete, lo fa e c'è il gol di Tabacchiera, Pannozzo vede Muccitelli, lo serve sul corridoio, Pannozzo, poi sale anche Passanante davanti a sé, Simulo prova la fiondata, Biondolillo subito rimettendo in gioco, Tabacchiera con il mancino in mezzo, c'è De Celis, si fa lo spazio, il tiro e c'è il palo e a dire di no alla sua conclusione, la rimessa laterale per Lido il Pirata che viene avanti con Passannante, Giardino si gira, poi colpisce, trova soltanto l'esterno della rete, Babucci e poi il gol di Biondolillo con praticamente tutta la difesa del Lido il Pirata che era rimasta a protestare, lascia a Pannozzo, si distende poi Lido il Pirata ma perde il pallone, subito ripartenza con De Celis, il gol di Ivano De Celis, Passannante, Pannozzo sale, prova dalla distanza, Bragaloni non trattiene, poi arriva Cepa ma ancora Bragaloni chiude la triangolazione, Giardino al centro fa tutto da solo, bello il gol di Giardino e finisce qui l'arbitro Schiaretta di Ostia Lido, comanda la fine delle ostilità e con la Nuova Florida che praticamente conquista il settimo successo stagionale, squadra in battuta 5-2 a Lido il Pirata sperlonga.